Ciao ragazzi e ciao ragazzi, bentornati e bentornati nel mio canale, oggi un nuovissimo video. Oggi, come avrete letto il titolo, vi faccio un bellissimo video haul di cose totalmente estive, summer, chiamiamole come vi pare. Allora, sono andata in due o tre negozietti e vi faccio vedere le cose che ho preso. La prima cosa che ho preso, ragazzi, sono questo paio di jeans barra leggings che, se mi seguite sui vari social, li avete già visti e sono praticamente elasticizzati in vita, ma hanno la particolarità di essere, spero lo vediate, tutti strappati sulle gambe, quindi sono abbastanza leggeri, si portano molto 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 bene. Questi li ho presi in un negozietto vicino casa e li ho pagati 15 euro praticamente, però si portano veramente molto molto bene, benché sia un tessuto un po' pesante, diciamo, non fanno caldissimo. Sono stata poi in questo negozio che si chiama Max Shopping, che è vicino a dove lavoro io, e ho preso praticamente questo paio di pantaloni che sono lunghi e larghissimi, molto 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 carini, con la culisse in vita. Guardate, c'è quanto si allargano, quindi cascano veramente belli 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 morbidi, e questi li ho pagati 7,99 euro. Li ho presi appunto magari se devo uscire una sera, comunque essere un capellino più elegante. Sono molto carini, mi tornano anche addosso molto bene. A 8,99 euro ho preso invece quest'altro paio di leggings qua, che è nero, strappati, ed hanno la particolarità di avere tutte le toppe attaccate. Vedete qui e poi anche di qua. Molto carini, diciamoci la verità. Anche questi qui, ben elasticizzati in vita, vedete, si portano molto bene, sono molto 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 morbidi, un prodotto sicuramente. Ultime due cose che ho prese sono state due magliettine a manica lunga, e le ho prese praticamente quando non era ancora iniziato tutto quel caldo assurdo, ma dove, diciamo, a manica lunga si stava bene. Ed ho preso questa magliettina rossa bordeaux, vedete, la ma a manichina lunga, con tutti questi strass davanti, molto 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 carina, e questa l'ho pagata 6,30 euro. L'ultima cosa, ragazzi, invece, che ho preso a 12,60 euro, ho preso praticamente questa camicia che è bianca a pois argentati. Davanti è molto corta, perché io me la sono provata, mi sta molto corta, con la manichina lunga, però vedete, è praticamente quasi trasparente. Mentre sul retro, come avete potuto vedere, è più lunga, e sinceramente con un leggings o con un pantalone nero, una gonnellina nera, ci sta molto bene, molto carina, molto anche tra l'altro fresca, quindi un prodotto top. Tutto questo shopping, ragazze, io ero andata appunto per prendermi due o tre magliette a maniche lunghe. Poi d'improvviso, boom, è iniziato il caldo e sono dovuta tornare a fare un po' di shopping. Allora, per prima cosa, ragazze, mi mancava sinceramente dei leggings barra pantaloncini corti, neri, perché non li porto corti corti, cioè soprattutto per andare a lavorare, ma magari li porto al ginocchio, a tre quarti, eccetera eccetera. E sono praticamente andata in questo negozio, che è un negozio che ho scoperto da poco, hanno cose carinissime a prezzi bassissimi, e ho preso questi leggings praticamente. Sono corti, vedete, li ho pagati 5 euro l'uno, sono belli, belli elasticizzati, cascano veramente molto morbidi, molto 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 morbidi, e ne ho presi un paio, due paia e tre paia, quindi praticamente molto morbidi, cascano molto bene, carinissimi per uscire, per andare comunque a lavorare, top. Poi in questo negozio, ragazzi, avevano tantissime cose, benché fosse un negozio di cinesi, avevano tantissime, tantissime, tantissime cose a prezzi modici. Cosa vuol dire? Vuol dire che nei negozi dove si era andata prima non avevo preso niente, perché anche una semplice magliettina a mezze maniche, come può essere questa, la costava 20 euro. No.
Quindi lì avevano magliettine carinissime a prezzi veramente modici e quindi ho fatto un po' di scorta. Allora, ho preso questa rosa qua che ha la particolarità di essere arricciata di lato con questo disegno, con queste farfalle, molto 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 carina e l'ho pagata solamente 8 euro. Sempre a 8 euro ho preso questa maglia nera larghissima, cioè guardate, larghissima e lunghissima. Con questo disegno, con questo orso, ma è troppo tenero, stile molto moschino ed è carinissima veramente, quindi non potevo assolutamente lasciare lì. Poi a 8 euro sempre, sì, ho preso questa maglia bianca che è lunghissima, con scritto davanti "Très chic". E c'è una mano con un bracciale rosso che dipinge la bocca. Molto carina anche questa magliettina qua. Veramente top. Poi ho preso, ne ho prese tantissime, a sempre 8 euro, questa maglia qua bianca con questa stampa di Parigi con la donna. Cioè questa, sono stata indeciso fino all'ultima se prenderla o no. Poi mi piaceva tantissimo. È veramente carina ed ha anche questa la particolarità di essere un capellinino più lunga dietro, quindi veramente top top top. Ho preso poi questa maglia qua pagata 10 euro che è larghissima, bella lunga, con davanti questa stampa con questo cuore argento e tutti gli schizzi neri. Ovviamente di tutte queste maglie che vi faccio vedere c'erano in vari colori, in varie varianti. Io ho preso giustamente quelle che mi piacevano di più. L'ultima maglietta, ragazze, che ho preso ed è quella che ho pagato di più e l'ho pagata 14 euro, ma ne valeva veramente la pena perché la maglietta in questione è questa. Allora, è questo rosa, non è fucsissima, con la Tour Eiffel e davanti c'è scritto Joy of Paris, qualcosa del genere, comunque insomma in stile molto Parigi. E la particolarità della maglia è il retro, perché è fatta così. Qua ha un fiocchettino, scende giù lunga con questo tulle rosa a pois bianchi ed è veramente un amore di maglia. E questa sinceramente l'ho presa magari per ricambiarmi, per uscire, perché è stra mega 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 carina. Poi allora ho preso, io ero andata lì anche per cercare un po' di canottiere nere perché ero rimasta priva di canottiere nere. Allora nel reparto canottiere non avevano molta scelta e infatti ho preso questa qua di questo verde scuro, verde bottiglia, pagata 5 euro, quindi insomma ci si poteva stare, bella larga anche questa qui. Poi ho preso di nero, ho trovato questa canottiera qua, che è una canottiera semplicissima nera, con la particolarità sempre di avere il retro più lungo del davanti, veramente semplicissima, nera normale. E poi ho preso sempre nera questa qua, che è lunghissima ed ha la particolarità di avere, vedete, sul retro questa intreccio qua un po' particolare, molto molto carina anche questa qui. Questa l'ho pagata 8 euro. Poi sono andata nel reparto di, chiamiamolo, vestitini estivi, io li chiamo così anche se poi appunto le metterò come canottiere, e a 10 euro l'uno ho preso questa che è sempre sì fatta a canottiera con questa stampa davanti, molto lunga perché giustamente loro la vendono come vestitino, ma se me la mettessi come vestitino mi si vedrebbe l'ostia divina, quindi così molto 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 carina anche questa. E poi ho preso sempre sullo stesso stile una un po' più colorata che è fatta così. Io non so veramente come le fanno a vendere con più vestiti, cioè guarda tanto sono corti, ma vabbè. Questa qua tutta colorata a righe nere, con la particolarità di avere questo retro di pizzo così. Questa l'ho pagata 8 euro invece, quindi insomma direi che ci siamo. Ultima cosa che ho preso, ragazze, è stata una tuta, e sapete quanto io amo le tute intere,
per l'estate, cose molto comode e pratiche. E ho preso questa che è fatta così praticamente. Qua davanti ha questi due laccini semplici. Qui è tutta larga perché ha i pantaloni, ma sono molto larghi e quando l'abbiamo indossata praticamente sembra quasi, vi faccio vedere, sembra quasi di avere un vestitino intero sotto. È veramente carinissima, carinissima, carinissima e l'ho appunto pagata solamente 10 euro, quindi ci si poteva stare benissimo. Molto carina, molto, sembrava fatta addosso a me, peccato solo che avevano l'ultima rimatta e nera, da una parte meno male, perché se mi era toccato un colore stile marrone, rosso, anche noi. E poi, ultima cosa che ho preso ragazzi, sono state un paio di ciglia finte che costavano un euro e le ho prese soprattutto per fare dei trucchi scenici o quant'altro, perché sono rosa con tutti dei brillantini. Quindi, qui vi ho fatto vedere tutto, 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 tutto il mio haul estivo. Non credo di acquistare altro se non che quando arriveremo per i saldi, perché ho intenzione di tornare in questo negozio qua dove sono andata, perché hanno cose veramente a prezzi modici che, diciamoci la verità tra me e voi, ultimamente dai cinesi questi prezzi non si trovano, quindi top, ci siamo. Io niente, con questo vi mando un bacione stra mega 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 enorme e fatemi sapere se vi sono piaciuti i miei acquisti e ci vediamo al prossimo video, ciao!